Salve cari amici, ben trovati! Oggi abbiamo un po' di tempo da passare insieme e siamo in una cornice meravigliosa che vogliamo dedicarvi. Siamo nel parco di Casciana Terme, un parco bellissimo, con una piscina che possiamo gustarci sia in questa bellissima stagione estiva che in inverno e dei bellissimi spazi verdi dove rilassarci, dove passare in compagnia i nostri pomeriggi, le nostre giornate di relax. Perché siamo qua? Perché il comune e questa struttura in particolar modo hanno deciso di valorizzare questo territorio per l'estate con delle iniziative e con delle iniziative specifiche che hanno a che fare anche con la cura termale. La massima carica istituzionale per quello che riguarda Casciana Terme. Abbiamo con noi il sindaco. Sindaco, una giunta molto giovane con dei progetti in divenire che fanno trasparire una bella energia per quello che riguarda questo meraviglioso territorio che abbiamo scoperto, fra l'altro, in molti, credo, anche degli amici che ci seguono a casa oggi. Sì, innanzitutto grazie per il meraviglioso territorio. Casciana Terme credo sia una cittadina accogliente. Noi siamo una giunta giovane, ci siamo proposti come per amministrare il nostro territorio, ovviamente con dei progetti che sono mirati a cercare di far conoscere meglio Casciana Terme. Quello di oggi, Casciana Cultura, che è seguito dall'assessore Fracassi, è uno di questi, uno di quelli che sta dando maggiori risultati, maggior lustro a Casciana. Ovviamente noi prestiamo molta attenzione, come tutte le amministrazioni comunali, affinché il nostro territorio sia sempre più accogliente. E da lì ovviamente cerchiamo di dare quell'impulso a quei progetti che vanno in questa direzione, progetti di carattere ambientale, progetti mirati al miglioramento del decoro urbano, progetti mirati anche ad un risparmio energetico che credo sia un dovere di qualsiasi amministrazione, maggiormente se giovane, perché insomma poi il futuro è un po' dalla nostra parte e quella dei nostri figli. Quindi da questo è tutto mirato ovviamente affinché Casciana sia più accogliente e possa dare ai turisti, a quegli ospiti che tutti gli anni vengono qui a Casciana, ormai la clientela è una clientela affezionata, ma noi miriamo ad ampliarla. Come immagina, sindaco, fra 10 anni lo sviluppo turistico di questa struttura, di questa cittadina, che ha appunto tutte queste importanti strutture? Ma io credo che lo sviluppo sia sempre in ambito termale. Il nostro Casciana è costruita intorno alle proprie terme. Noi abbiamo deciso un passaggio fondamentale per la nostra azienda, che è quella di aprirci al mercato privato. Abbiamo iniziato la procedura di privatizzazione per quanto riguarda la gestione e da lì ci aspettiamo ovviamente che ci sia interesse rispetto a Casciana, interesse di investitori seri, capaci, che possano sviluppare Casciana in ambito turistico termale. Di nuovo, cambio argomento, questa sera con noi Walter Vertroni presenta il suo libro. Altre persone che i nostri amici da casa possono magari voler venire a conoscere, vedere, sperimentare, approfondire? Ma io credo che la rassegna di Casciana Cultura, ormai giunta alla sua seconda edizione, proponga un cartellone veramente di primo livello. Abbiamo aperto mercoledì scorso con Marcello Veneziani, oggi Walter Vertroni, abbiamo Ornella Vanoni, Paolo Brosio, l'ex CT della Nazionale Marcello Lippi, veramente personalità di spicco che si occupano di settori diversi, che ovviamente quando vengono qui non parlano esclusivamente del libro, ma parlano soprattutto di loro stessi. Allora, sa che cosa mi fa venire in mente questa cosa? Il caffè della Versiliana. Sì, ci siamo un po' ispirati da questo punto di vista. Ovviamente è un taglio un po' diverso, un po' anche più piccolo, Casciana Terme ovviamente non è Pietrasanta, però riteniamo che si collochi veramente bene in un ambiente così ospitale e tranquillo come il parco termale. Tra le personalità di spicco che abbiamo incontrato oggi in questa bellissima struttura, le Terme di Casciana, abbiamo trovato l'ingegner Nardini, che è anche il direttore responsabile di questo centro. Allora, Casciana Cultura è il programma estivo delle Terme e del Comune di Casciana Terme. Ormai consolidata questa collaborazione in campo culturale, in particolare si tratta di una serie di eventi, di presentazioni di libri da parte di esponenti di livello nazionale,
dei vari settori, lo sport, la narrativa, il giallo e così via. Si tratta di un'iniziativa che riteniamo molto importante, che le terme sostengono attivamente, per offrire ai nostri clienti non solo cure e trattamenti di alto livello, ma anche la possibilità di trascorrere piacevolmente il tempo libero qui a Casciana Terme. Andiamo invece a quelle che sono invece delle novità più specifiche per quello che riguarda il complesso termale. Proprio pochi giorni fa abbiamo inaugurato i nuovi reparti fango bagno, i nuovi spogliatoi e il nuovo ingresso della piscina termale esterna. E naturalmente questo è solo un primo passo nel piano di rinnovamento delle nostre strutture. Naturalmente l'auspicio è che i nostri affezionati clienti apprezzino queste novità, queste iniziative e quindi ci confermino la loro fiducia. E naturalmente cerchiamo anche di attirare nuovi clienti che magari oggi non conoscono le terme di Casciana o magari ne hanno solo sentito parlare. Beh, naturalmente il nostro consiglio è quello di approfittare perché il posto è veramente bellissimo, la struttura è meravigliosa, le opportunità per lo svago, ce l'ha detto appena adesso l'ingegnere, ci sono e sono moltissime. Per quello che riguarda la promozione turistica? Allora, ci sono tutta una serie di offerte, di proposte, di pacchetti, sia per quanto riguarda le cure specificamente termali, sia per quanto riguarda il benessere e anche il soggiorno qui a Casciana. Abbiamo infatti una struttura ricettiva con 22 appartamenti e più in generale collaboriamo anche con tutto il tessuto economico e produttivo di Casciana per offrire un soggiorno al meglio ai nostri clienti. Ancora una pillola, visto che si parla di cultura, visto che si parla di arte e di termalismo. Ecco, proprio nel Parco delle Terme, pochi giorni fa abbiamo anche inaugurato una mostra di scultura. Ci piace questo abbinamento terme e arte, così come terme e cultura, e quindi è un ulteriore stimolo a venirci a trovare qui sia in questo bellissimo parco ma anche nel resto della struttura termale, confidando sul fatto che troverete sempre qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo, e naturalmente vi invitiamo anche a visitare i nostri siti web www.termedicasciana.it e www.termevillaborri.com. Adesso non ci rimane altro che iniziare questo percorso che potrei chiamare sì un percorso benessere, ma soprattutto un percorso di valorizzazione del divertimento in questa, credetemi, bellissima cornice di Casciana Terme. Penetrati all'interno di questa bellissima struttura ci troviamo in una delle prime sale che incontriamo, in questo caso una bellissima sala per il relax, dove i colori tenui, oltre a uno spazio molto accogliente e delle comodissime chaise longue, favoriscono il nostro rigenerarci dagli stress quotidiani. Che cosa offre in termini di salute, e questo vado a dire anche di trattamenti e di aree relax come questa? Certo, diciamo che le terme di Casciana si rinnovano sempre, diciamo. Questa è l'ultima parte rinnovata, è stata inaugurata il 4 giugno scorso, pertanto noi ci troviamo qui nella sala relax, dopodiché andiamo a vedere il corridoio dove poi ci sono tutte le cabine per i fanghi, per il fango bagno. Allora, quindi i fanghi sono un trattamento, altri trattamenti? Noi facciamo idromassaggi, facciamo inalazioni, cure idropiniche, irrigazioni vaginali, qualsiasi trattamento a livello salutare, diciamo, con le nostre acque. Possiamo curare malattie antinfiammatorie, le nostre acque sono antinfiammatorie. Abbiamo un rinomato anche centro di riabilitazione qui alle Terme di Casciana. A questo punto non ci rimane che iniziare quello che è il nostro percorso. Avete già visto dietro le mie spalle qualche secondo fa la bellissima piscina? Beh, non siamo a niente, seguiteci. Passando dalla zona relax ad altre aree, come avete sentito di recente, proprio inaugurate, siamo in questo lunghissimo corridoio dove stiamo passando di fronte a 15, pensate, cabine che io chiamo laboratori, dove poter fare i fanghi, quindi dove gli addetti vi faranno chiaramente i vostri trattamenti necessari, e poi ogni cabina è fornita di una bellissima vasca che va addirittura sotto il livello del suolo, con le curative e sempre ottime acque delle terme di Casciana Terme. Noi ci spostiamo adesso al piano di sopra, dove ci attende una bellissima zona benessere.
2 interi piani dedicati al benessere, alla cura e all'estetica. Questa è una delle offerte che Terme di Cascianella, bellissima struttura che ci ospita oggi, possono offrirvi. Ritroviamo Miriam, la quale ci farà una velocissima lista di tutta questa offerta, diciamo, importantissima che abbiamo. Presso il Centro Benessere delle Terme di Casciano possiamo effettuare trattamenti viso, trattamenti corpo, da massaggi classici a massaggi orientali, massaggi rilassanti, ayurvedici, hot stone, shirodhara, qualsiasi cosa che si può fare qualsiasi cosa che riguarda la bellezza e il relax. Abbiamo visto, fra l'altro abbiamo la fortuna di questo supporto, delle immagini meravigliose di tutti questi spazi anche dedicati alla cromoterapia, ma anche docce particolari, oltre che ovviamente saune e bagno turco, che diciamo che sono chiaramente fatti in una struttura termale, hanno più qualità. Anche se sono coadiuvati dalla nostra bellissima piscina esterna in acqua termale, l'acqua materna delle Terme di Casciana. Proprio di fianco alla struttura delle terme abbiamo ritrovato questa bellissima struttura recettiva, recentemente ristrutturata e valorizzata, credetemi, al massimo. Una bellissima, bellissima, bellissima ex villa colonica con tutto intorno delle case che erano appunto quelle dei contadini, adesso sono le case che voi potete noleggiare, degli appartamenti dove viene fatto il servizio di bed and breakfast. Stiamo parlando delle Terme Villa Borri. All'interno di questa meravigliosa struttura, che ha un bellissimo giardino e, vi ribadisco, un parco eccezionale, un vero angolo di paradiso, potete trovare di nuovo spazio per la vostra salute ed il vostro benessere. Noi infatti adesso entriamo anche all'interno di questa bellissima struttura, vi ribadisco, Terme Villa Borri. Beh, le immagini sicuramente diranno molto di più rispetto a quello che posso fare io. La cornice è fantastica. Ancora un altro spazio delizioso qua a Casciana Terme. Con noi abbiamo... Io mi chiamo Luca Fracassi e sono assessore alla cultura del Comune di Casciana. In quanto giovanissimo assessore alla cultura, noi vogliamo farti solo una semplice domanda. Allora, abbiamo in questa stagione estiva in particolar modo questo sviluppo, questa tendenza a uno sviluppo non solo di cura, non solo di benessere, ma anche di intrattenimento e di cultura. Certo, su questo fronte è impegnata l'amministrazione comunale per offrire un programma variegato di eventi, soprattutto nel periodo estivo, che quindi vanno dall'intrattenimento alla musica alla cultura, con una duplice finalità. La prima è quella di offrire un momento di svago a chi già ci conosce e che ha deciso di passare qualche giorno qui da noi, insomma, alle nostre terme. La seconda invece è di cercare di veicolare il nome di Casciana e delle Terme di Casciana a chi ancora non ci conosce e quindi anche al di là dei confini provinciali e regionali. Una delle tante iniziative è Casciana Cultura, che è una rassegna di presentazione di libri dove su questo palco, sul palco dello Scala delle Terme, con cadenza settimanale fino alla prima settimana di settembre, si alterneranno i protagonisti della cultura, dello sport, dello spettacolo e della politica, e che presenteranno le loro ultime fatiche letterarie. Quindi noi vogliamo offrire anche uno spazio di confronto, uno spazio di approfondimento per rigenerare, oltre che il corpo con le acque termali, anche lo spirito con qualcosa di cultura. Io ho letto adesso sul palco uno slogan che mi piace molto, ve lo leggo in diretta. C'è sempre un motivo per venire a Casciana Terme. L'appuntamento, lo sapete ormai, è sicuro. Casciana Terme, Casciana Terme, Casciana Terme.